Ciao, siamo Wanderers, fit ma non troppo. Una parte come al solito fa da speaker e l'altra invece sta riprendendo. Siamo a Cervia, anzi Pinarella di Cervia in particolare, per il Festival degli Aquiloni. Siamo al Camping Adriatico, campeggio molto grande. All'ingresso troviamo come al solito la reception, ci sono tutti i bidoni dello sporco, mini market, ristorante, c'è anche la possibilità di ricaricare la bombola o di acquistarla, di noleggiare le bici, e si trova all'interno del campeggio sempre anche una lavanderia. Oltre le piazzole c'è la possibilità eventualmente di affittare delle casettine stile palafitte, delle tende praticamente sopraelevate, e in più ci sono anche dei bungalow. Per quanto riguarda la zona bagni, ci sono più zone bagni chiaramente dislocate. Allora, la particolarità è che, a parte che sono suddivise, quindi c'è diciamo la parte dei water, delle docce calde e anche acqua calda nei lavandini, diciamo, per lavarsi i denti piuttosto che la faccia. E c'è la parte dedicata al lavaggio del pesce, c'è la parte dedicata al lavaggio dei piatti. Troviamo anche gli sgabbiotti per i WC chimici, quindi sono coperti, a differenza invece di altri campeggi dove si trovano praticamente all'esterno, nell'area di carico e di scarico. E vi è anche la zona per la doccia per i nostri amici a quattro zampe, perché è un campeggio pet friendly, cosa importante perché non lo sono tutti. Adesso vi lasciamo una panoramica del campeggio, quindi buona visione! Siamo appunto qui per il Festival degli Aquiloni, Art Evento Kite Festival 2023, alla sua 43esima edizione. Parliamo tra l'altro di un festival internazionale, quindi c'è gente praticamente da tutto il mondo che si sfida a chi ce l'ha più bello l'aquilone. E ci sono dei momenti di acrobazia, vanno al ritmo di musica, ci sono dei laboratori didattici, insomma è una cosa abbastanza carina a cui partecipare. Il festival dura, tra l'altro, o meglio è durato 2 settimane, è iniziato il 21 aprile e finirà domani, che è il 1 maggio. Per quanto riguarda il tempo, beh, non siamo state proprio fortunate, perché ieri era un po' nuvoloso, è venuta giù qualche gocciolina di acqua, però oggi c'è stato un bel sole, ecco, che ci ha permesso un po' di godere di questa per noi novità, ecco, dato che è la prima volta che veniamo proprio a Cervia per questo festival.
nascono perché magari potrebbero essere utili per chi come noi viaggia, e quindi nel momento in cui si sceglie la meta generalmente si decide anche dove dormire o comunque dove campeggiare. Leggere le recensioni o comunque dare un'occhiata al sito non è come avere una visione globale, no, del campeggio con chi magari lo ha vissuto, e quindi speriamo, ecco, che questi format possano sì esservi utili e comunque piacervi. Quindi se questi format vi piacciono, mi raccomando, scrivetecelo nei commenti. Se avete anche dei consigli da darci, ben accetti, perché dobbiamo migliorarci. Aspetta, perché non mi ricordo che mi ha detto. Dai. Lasciateci un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi video.